avere gli ospiti di un certo calibro qua a Live Social è sempre molto ma molto bello, perché è arrivato il momento di dare il buonasera e il benvenuto al direttore del centro milanese terapia della famiglia, nonché psicologo e psicoterapeuta, il dottor Pietro Barbetta. Buonasera. Buonasera, grazie di avermi invitato. È un piacere averla qua, e con lei trattiamo un tema molto ma molto interessante, che è quello della schizofrenia e della follia, che poi è anche contenuta in due sue pubblicazioni. Sì. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è la schizofrenia. La schizofrenia è un termine che è stato inventato all'inizio del Novecento da un signore che si chiamava Bleuler, uno psichiatra, e letteralmente vuol dire la mente divisa, no? La mente splittata in due. No? E questo è l'argomento. Poi è diventata ovviamente, anzi da quel momento è diventata una diagnosi che suppliva un'altra diagnosi che si chiamava demenza precox. Cioè precoce sarebbe. Esatto, una demenza precoce veniva considerata. Sì. Poi invece Bleuler stabilisce l'idea che c'è una sorta di, in tedesco si dice Spaltung, una separazione nella mente, sì, e che questa separazione appunto produrrebbe, questa è la teoria, certo, di un tempo, la schizofrenia. Anche perché la demenza al momento è una diagnosi che viene data, ma per altre motivazioni, per altre questioni. Ma oggi anche il concetto di schizofrenia è stato messo altamente in discussione. Mm-hmm. È stato messo in discussione recentemente, addirittura ci sono i psichiatri e dei psicologi che stanno raccogliendo delle firme, credo, qualcosa del genere, per abolire il termine schizofrenia, che mi sembra esagerato, perché sono 110 anni, 115 anni che c'è, ma dobbiamo fare i conti con il concetto e con l'uso che ne è stato fatto. È quello il problema, perché è un'accezione negativa nella società odierna. Esatto, cioè gli schizofrenici sono sempre stati considerati persone che hanno una malattia mentale grave. Oggi si sta, da molti anni ormai, almeno dagli anni 70, 60 forse addirittura, da quando Basaglia ha aperto i manicomi, prima ancora della legge Basaglia, negli anni 60 Gorizia, e poi con alcune opere anche di alcuni intellettuali francesi, ad esempio lo psicoanalista Félix Guattari e il filosofo Gilles Deleuze, che hanno scritto L'Anti-Edipo, in cui ridiscutono proprio la schizofrenia, e in qualche modo emerge che la schizofrenia ha qualche cosa che ha a che fare con la creatività. Gregory, con la creazione più ancora che con la creatività. Okay. Gregory Bateson infatti parla, individua una teoria che è propone una teoria che è la teoria del doppio legame. Fatti salvi tutti gli elementi biologici che qui non stiamo discutendo, no? E quindi che però in qualche modo la schizofrenia verrebbe fuori da una comunicazione paradossale dalla quale non si può uscire. Però nel successivo lavoro di Gregory Bateson emerge che anche l'uscita da questo doppio legame è una soluzione, è un salto transcontestuale, e quindi ha a che fare con la creazione di qualcosa. E di fatto è noto che ci sono moltissimi artisti schizofrenici. Certo. Tra i più importanti menzionerei sicuramente Antonin Artaud, che è questo teatrante francese che ha ricevuto anche parecchi elettroshock, quindi che era considerato schizofrenico, ma che in realtà ha prodotto un teatro e una poetica assolutamente uniche, che ancora adesso gli studiosi stanno ricercando, e stanno cercando di capire. Anche Van Gogh comunque non era proprio stabilissimo mentalmente, Gogh, da quanto mi ricordo. Sì, Van Gogh diciamo è più controversa, comunque sicuramente Van Gogh, ma tantissimi artisti avevano avuto questioni che potevano rasentare quella che un tempo veniva chiamata malattia mentale. Oggi, con attenzione, che gli psichiatri non usano più il termine malattia mentale, ma usano eventualmente mental disorder, cioè quindi la parola disordine, che è una parola che ha a che fare col sociale più che col mentale, in un certo senso, no? Cioè come mai la società esclude persone che in realtà non fanno niente di male, tra virgolette, se non creare una serie di problemi legati al pensiero, cioè perché hanno un pensiero fortemente divergente o addirittura il pensiero è qualche cosa che va decodificato attraverso tutta una serie di segni che sono quelli che si chiamano delirio, per esempio il sentire voci, oppure le allucinazioni, il vedere cose che non ci sono, o l'idea che qualcuno ti possa leggere nel pensiero, eccetera. Tutte queste cose, se noi andiamo a cercare la letteratura,
o l'insalata di parole, le deliri incomprensibili, eccetera. Noi andiamo a cercare in letteratura, troviamo Finnegan's Wake di James Joyce, che è un trattato di schizofrenia, ma non, è una, nel senso che è illeggibile in qualche modo, no? E troviamo l'opera di Antonin Artaud, troviamo l'opera di vari scrittori, Louis Wolfson, lo stesso Schreber, che fu diagnosticato come paranoico, perché Freud disse una cosa molto importante, disse il delirio di Schreber e il delirio schizofrenico o il delirio paranoico sono bende, sono metodi per curarsi dall'angoscia tra Dio e il mondo, e quindi in realtà sono già sistemi di cura di sé, su se stessi, in un certo senso. Chiaramente creano dei grossi problemi, perché sono divergenti da un punto di vista logico, sono divergenti dal punto di vista del buon senso. E la follia invece che legame ha con la schizofrenia, anche a livello di termine grammaticale? Sì. Follia è un termine più generale, follia è un termine che risale a tempi antichi, quindi ha una sua tradizione anche letteraria. Sto pensando a Ariosto, per esempio, no? Sto pensando quindi alla follia di Orlando. Orlando Furioso. Esatto. Sto pensando a Antonin Artaud, a Sebastian Brandt, La nave dei folli, in cui appunto c'è un poema in endecasillabi, tra l'altro tradotto molto bene a Sabasardi, traduttore italiano meraviglioso, che è proprio sul fatto che i folli vengono messi tutti in una nave e che questa nave va, ed è un poema meraviglioso, è un poema di 400 pagine, meraviglioso, ecco, e altre opere di questo tipo. Quindi in qualche modo sulla follia, soprattutto Erasmo da Rotterdam, che scrive l'elogio o l'encomio della follia, no? Sì. Ecco, quindi in qualche modo la follia viene vista, Giordano Bruno, Shakespeare e via dicendo, vedono tutti questi autori, vedono la follia come una uno spunto meraviglioso. Quindi in qualche modo c'è uno sguardo sulla follia che è uno sguardo in cui la follia viene ammirata proprio perché produce questa divergenza, proprio che produce qualche cosa di differente, crea una differenza. Lei invece l'ha rivisitata la follia nel suo libro. Esatto, il primo capitolo del mio libro è proprio su questo, cioè è una specie di piccola storia della follia a partire dall'opera di Erasmo da Rotterdam in su, fino a Cervantes, fino a Don Chisciotte, insomma. Certo. O l'essenziato Vidreira, no? Il quale appunto è un uomo fatto di vetro, e quindi è, come dire, un modo di pensare assolutamente letterario, assolutamente alternativo, per esempio, il modo di pensare più prettamente filosofico che si manifesta con Cartesio, che appunto, spaventato da Cervantes, dice: se pensassi di avere il mio corpo di vetro, sarei un pazzo, e allora elimino questo tipo di persone dalla possibilità di pensare. Ed è da lì che nasce l'idea che appunto i folli sono dei dementi, cioè, quindi senza mente. Esatto, certo. Sed a mentes sunt isti, dice. Senza mente, cioè, ma dementi sono questi. Vero. Quindi non bisogna considerarli parte del pensiero filosofico. E invece il secondo libro è Follia e creazione, e riprendiamo una parola che è stata poi contestualizzata da lei nella schizofrenia, che è la creazione. Sì, esatto. Io faccio una differenza tra creatività e creazione, nel senso che credo che non sia una questione di creatività, ma proprio di creazione. Se parli con una persona, e mi è capitato tante volte, che vive questa condizione, quello che per questa persona, per lui o per lei, è per noi un delirio, per lei è una realtà. E quindi in qualche modo questa persona crea una realtà alternativa a quella banale che vediamo tutti i giorni. Le faccio un esempio. Di recente, appunto, parlavo con un'equipe e c'era questa donna che diceva, una donna nera, considerata schizofrenica, che diceva: io ho una madre, che la mia madre è una principessa bianca. E un operatore disse: vabbè, questa donna è idealizzata. Sì, però cosa vuol dire che una ti dice che è una principessa bianca? Cioè la reverie che c'è dentro il discorso schizofrenico. E chiaramente, se tu cogli questo elemento, allora il tuo rapporto con l'altro, cosiddetto schizofrenico, cambia completamente. Vero. Perché è lui che ti insegna come pensare in maniera divergente, e non sei tu che lo devi opprimere dentro il pensiero tradizionale, perché questa è una forma di oppressione. Vero. E forse è anche quello che è contenuto nel film Qualcuno volò sul nido del cucù. Sì,
cuculo. Qualcuno volò sul nido del cuculo è un esempio, ma anche Beautiful Mind è un altro esempio. Ci sono vari film, c'è un bellissimo film che proprio rappresenta anche la disperazione, perché c'è anche una sofferenza dentro, che rappresenta la schizofrenia, che è un film di Aronofsky che si intitola Pi greco, Teorema del delirio, in cui un matematico, un informatico impazzisce e quindi ha tutta una serie di visioni e via dicendo, no? Quindi ci sono vari tipi di come dire, modi di esprimere questo concetto della schizofrenia, e ci sono vari autori che probabilmente sono, se non fossero dei grandi artisti, sarebbero probabilmente considerati schizofrenici. Quindi la grande arte in realtà ha questo dono, insomma. Vero. E quindi io la pongo sempre la questione che si pose Prinzhorn molti anni fa, uno psichiatra che appunto chiese anche a Sante de Sanctis, che era uno psichiatra romano, gli disse: se hai lì delle opere d'arte nel tuo manicomio, portamele, perché io mi occupo di, appunto, di questa connessione tra follia e creazione. Sì, anche perché, giusto così a chiudere, l'artista ha l'obbligo di far vedere le cose in modo diverso. Assolutamente. Allora, noi per esempio nel lavoro che facciamo di terapia familiare affrontiamo questo problema assolutamente con la famiglia, perché per la famiglia è molto difficile, nel senso che la famiglia chiaramente si aspetta un figlio tra virgolette normale, e spesso però i figli sono diversi da come ce li si aspetta. Parlo per me in prima persona, quindi non voglio accusare nessuno rispetto, certo, a questo. Però noi abbiamo dei figli e pensiamo che loro debbano essere in un modo, e poi in realtà loro sono dei soggetti, delle persone. Ma perché noi li idealizziamo? Idealizziamo. In questa idealizzazione, la schizofrenia in fondo è una grossa sfida, questa idealizzazione, da parte anche del soggetto, non è soltanto. E quindi la famiglia poi ne soffre fortemente di questo. E il nostro lavoro è quello di cercare di far comprendere, o di comprendere insieme alla famiglia, più che cercare di far comprendere insieme alla famiglia i messaggi, i codici attraverso i quali questa persona ci racconta qualcosa che non è raccontabile, è un'antinarrativa. Il professor Pietro Barbetta, ho chiuso così perché è anche professore all'Università di Bergamo in psicologia dinamica, però è appunto direttore del CMTF, ovvero il Centro Milanese di Terapia della Famiglia, che è in via Leopardi 19 a Milano. Per contattare il centro c'è lo 02 4815 350, o la mail direttore@cmtf.it. Su Facebook li trovate come Centro Milanese di Terapia della Famiglia, mentre il sito è cmtf.it, li trovate i contatti e le possibilità per raggiungere il CMTF, mentre invece il dottor Barbetta vi aspetta con la sua mail personale pietro.barbetta@unibg.it e sul profilo LinkedIn, che è appunto Pietro Barbetta, quindi avete tutti i canali per contattarlo. Dottore, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie a voi per avermi invitato. Ripetiamo i titoli: La follia rivisitata e Follia creazione, che sono i due suoi libri, ma a breve, questa primavera, se non sbaglio, ne uscirà una terza. Sì, uscirà un libro collettivo curato da me e da Umberta Telfner, che si intitola Complessità e psicoterapia, l'eredità di Boscolo e Cecchin, che sono i fondatori 50 anni fa del Centro Milanese di Terapia della Famiglia. E lì verrà anche un po' come dire, ripercorsa tutta la storia del Centro Milanese. Esatto, sì. Dove, e anche le novità, e anche i cambiamenti, le novità che introduce la storia, l'eredità, e poi quello che noi ne facciamo di questa grande eredità.